Attenzione perché se Pioli is on fire, anche this Juve is on fire, bella. Eh, occhio: sta per iniziare il campionato. Ma occhio al doppio colpo che prepara la Juventus. Non solo Kostic, eh, mh, poco manca. Eh? Poco manca. Eh, la Juventus ha offerto 12 più 3. In verità, l'Eintracht vuole 15 milioni. Siamo là, e quindi verrebbe a dire che. È estremamente probabile che la Juve, prima che inizi già il campionato, si porti a casa Kostic col paccio a soli 15 milioni di euro. Non sono sicurissimo che sia la posizione che serve di più ad Allegri. Ma sempre meglio averne uno buono. E nel caso di Kostic è davvero buono in più che uno in meno. Ma attenzione perché c'è un altro colpo a sorpresa che è pronto là. E sta tutto alla Juventus se andarlo a chiudere o no loro hanno bisogno di liberare posto in rosa liberare stipendi e allora gli hanno offerto l'olandese per un olandese che è andato uno che arriva Memphis Depay c'è l'intesa di massima su quanto riceverebbe Depay ci sarebbe l'intesa di massima su quanto all'incirca, eh, non c'è distanza su quanto prenderebbe il Barcellona per De Pai, nemmeno tanto, perché proprio se ne devono liberare. La cosa di cui non è certa la Juventus è se andare a fare questo colpo o no, perché Kostic ormai ci siamo. Paredes serve, l'avete sentito Allegri snervato eh, dobbiamo accettare la decisione di Pogba che non si vuole operare e che quindi anche quando tornerà a ottobre non forzerà per non rischiare di infortunarsi prima del mondiale c'è un Memphis Depay pronto anche là Il non, è, non è alternativo a Kostic Kostic garantisce magari più copertura in faccia Depay è più esterno solo d'attacco però se la Juve vuole andare a chiudere Depay e là pronto e non gli mancherebbe nient'altro che dire ok lo facciamo